ragazzi, bentornati sul canale. Allora, finalmente riesco a girare qualche video a tema un po' natalizio. Purtroppo ne farò meno di quelli che avevo in programma, ma non sono riuscita veramente a fare diversamente. Filmo ovviamente giù perché ho l'albero di Natale dietro e ho provato ad accendere anche la TV con il fuoco su Netflix, ma la connessione oggi ha deciso di non andare. In realtà inizialmente volevo fare un video dedicato alle idee regalo per Natale, poi non sono riuscita a girarle, quindi vi ho in qualche modo spostato questo video su Instagram facendovi per circa 2 settimane ogni giorno, dandovi per 2 settimane ogni giorno qualche idea regalo, sia in campo così generale, dal beauty all'elettronica, sia in campo libresco. Quindi chi mi ha seguito su Instagram si è pure assorbito questa cosa e chi non mi segue su Instagram ha ragione perché rompo le palle anche là. Comunque trovate tutti i miei contatti in descrizione. Quando posso vi aggiorno molto su Instagram, cerco comunque di fare sempre delle stories e vi mostro anche molte più cose di quelle che effettivamente poi riesco a farvi vedere sul canale. Il video che vi faccio oggi in realtà è un video che avevo progettato di fare ancora tempo fa, quindi non lo faccio perché è Natale e volevo e spero che diventerà comunque un video magari a cadenza periodica perché raccolgo tutti quelli che sono i desideri del mese, sapete nella rubrica dei preferiti che ficco sempre dentro anche i desideri del mese con cose assurde e impossibili che non avrò mai perché costano di solito un botto di soldi, sono introvabili, vengono da pianeti sconosciuti e tante volte mi ritrovo magari a dirvi una cosa sola tra quelle che ho visto quel mese per non andare avanti con 30 desideri all'interno già del video dei preferiti. E quindi ho pensato di fare questa tipologia di video, le Impossible Wish List, dove vi mostro qualcosa di strano, bellissimo, ma che effettivamente non è così magari accessibile sia per il prezzo che magari o per l'acquisto, per il paese o per altre cose. E ho trovato carino fare adesso che siamo a Natale questo video perché sì, non si contrappone, ma magari è diverso dalla solita wishlist o dal solito video dei consigli che volevo fare anch'io, ma che poi non sono comunque riuscita a proporvi. Questa è la mia Impossible Wishlist, quindi con tutte le cose più strane, costose e belle che ho visto negli ultimi mesi. Allora, parto con una cosa che ha a che fare con un settore che non è esattamente di mia competenza, cioè con i Lego. Io non sono un amante dei Lego, sono un impiastro con tutto quello che è manuale. Io con i Lego sono negatissima. Mio nipote li ha, non riesco neanche a tirare su 4 muri omogenei che siano della stessa dimensione, quindi io con i Lego sono negata. L'anno scorso il figlio di mio zio ha ricevuto una navicella, c'erano le istruzioni con ogni singolo pezzo da montare e a me è rimasto fuori un pezzo. Avevo pure sbagliato con le istruzioni davanti, che era una navicella per un bambino di 4 anni. Quindi io veramente sono negata. Però, quando ho visto il castello di Hogwarts fatto con i Lego, come fai? Come fai a non desiderarlo? Poi vedi che costa 500 euro e lo desideri un po' meno. Però non potevo non metterlo nell'Impossible Wishlist perché è bellissimo. Poi ragazzi, per questa cosa voglio un minuto di silenzio. Allora, questo l'ho scoperto su Instagram, mi pare, o su Etsy. Comunque, tutto quello che riesco vi lascio il link in descrizione. Questa è una ragazza che fa le Bath Bomb, quindi le balistiche, quelle per la vasca, le fa lei fatte in casa. Però fa delle balistiche molto molto particolari. Io in questo video ne volevo citarvene due. Allora, la prima è una balistica che dall'aspetto è bianca, ha delle striature colorate sulla parte in alto e sono di 4 colori e sono i colori delle case di Harry Potter, quindi di Hogwarts, insomma. Se tu metti la balistica nell'acqua, questa si scioglie e nel momento in cui si scioglie va a colorare l'acqua con uno dei colori delle 4 case, arrivando in qualche modo a smistarvi in una delle case di Hogwarts. Lo so. Un minuto di silenzio è poco per questa cosa, è bellissima. Io ho visto la pagina di Instagram di questa ragazza, se la ritrovo, perché io la seguo, ma seguo diverse pagine. Infatti vi farò un video su tutte le pagine più fighe che seguo e ve le lascio in descrizione, poi l'ho vista anche su Etsy, però quella di Instagram mi pare fosse quella più particolare, più carina, quindi ve la lascio in descrizione. Ho abbassato un po' la telecamera perché avevo metà testa fuori. Questa ragazza poi fa anche un'altra tipologia di balistiche dedicate invece al mondo dei Pokémon. In particolare sono fatte a uovo in pratica. Voi le mettete nell'acqua, la balistica si scioglie ed esce un Pokémon. Cioè,
come si fa a non desiderare questa cosa bellissima? Come si fa? Si sono anche un po' raffreddata, quindi già faccio versi, parlo pure nasale, però come si fa, ragazzi, come si fa? Adesso passo al mondo beauty, quindi mi faccio un pochino più seria. Questa è una cosa che, diciamo, è impossible per il prezzo, perché hanno dei prezzi spropositati, e parlo prima di tutto del set che MAC ha buttato fuori per Natale. Allora, sono dei mini rossetti MAC, c'è questo set che è 30 minuti di silenzio, non un minuto di silenzio, è bellissimo, ha dei colori bellissimi, il set è stupendo, costa, se non mi ricordo male, 99 euro. So che è già andato sold out, se non sbaglio, nel sito di MAC. Però era la meraviglia, era la perfezione. Io non so, io mi sono osservata, l'ho fatto sul telefono, l'ho fatto vedere su Instagram Stories, l'ho fatto vedere al mondo. Bello, bello, bello. Questa è la classica cosa che mi sarei comprata se avessi avuto un po' di soldi da buttare per uno sfizio. Sempre nel campo beauty, non posso non citare i calendari dell'avvento. Io vi giuro che sono 3 anni che dico, quest'anno mi prendo un calendario dell'avvento. Poi, vuoi che hai tante spese, vuoi che sotto Natale comunque già spendi molto, vuoi che magari dici non mi servirebbero tutti i prodotti, alla fine ho sempre procrastinato. Però io vi giuro che prima o poi voglio provare a prendere un calendario dell'avvento. Ormai lo fanno praticamente tutti i brand, da Kiss, L'Occitane della Provence, Clarin, ho visto L'Oreal, come si chiama? Ho visto Lancome, ho visto Essence addirittura che l'ha fatto. Quello che a me attirava di più e che ha sempre attirato di più è il calendario di Look Fantastic, perché ha un po' di tutto dentro, quindi non avete un mono brand ma potete testare diversi prodotti di diverse marche e con diversi utilizzi, quindi sia il makeup che la skin care che i capelli, ed è anche dal punto di vista grafico il calendario di Look Fantastic è meraviglioso. Costa, anche qua non me lo ricordo, mi pare su 200 euro, è possibile, cioè no, forse meno, 100 e qualcosa, no? Adesso non mi ricordo, però anche questa è una vita, vi giuro che, mi ripeto, quest'anno mi prendo il calendario dell'avvento beauty, ma prima o poi cedo. Poi accessori, allora per quanto riguarda gli accessori, è una vita che faccio il filo ad una borsa, anzi in realtà più borse, ce n'è una più seria che vabbè ve la nomino, anche se in realtà insomma non è così particolare perché è una borsa molto classica, è di un sito che si chiama Save the Bag, vi faccio vedere magari qui il modello che mi piace, vi lascio il sito in descrizione. Le borse non costano neanche eccessivamente, insomma neanche poco, però sono veramente molto carine e molto belle, però insomma non è niente di particolare. Questa ci sto facendo il filo a 2 anni quasi. La borsa che volevo mostrarvi in questo video è la borsa gatto, io l'ho ribattezzata così, la borsa gatto. È una borsa stupenda che si trova su un sito che vi lascio sempre in descrizione. È una forma che ricorda un po' delle borse di Hermès, se non sbaglio, però sì, non ha niente a che fare con Hermès. È una borsa nera che ha questi baffi ricamati sopra in dorato che ricordano appunto i gatti. La borsa è bellissima, non costa tanto perché se non ricordo male va sui 31 euro, quindi insomma non è una cifra spropositata, però non mi sono mai avventurata nell'acquisto di questa borsa, anche perché l'anno scorso, se vi ricordate, ho ricevuto la borsa di Sailor Moon fatta a luna, quindi sempre fatta a gatto, e mi sembrava sciocco magari prenderne due, ma magari prima o poi chissà. Poi altra cosa che sto adocchiando veramente da una vita sono quei profumi particolari di Library of Fragrance, che è un sito, penso francese, però vende anche in Italia, ci sono diversi negozi italiani adesso che hanno iniziato a tenere anche questo brand. Questa ve l'ho nominata tra le idee regalo su Instagram, infatti molti di voi mi hanno scritto e penso che l'abbiano anche acquistato da questo negozio di Bologna. Io vi lascio in descrizione sia il link al sito ufficiale di Library of Fragrance sia a Maison de Parfum, che è un negozio di Bologna molto carino che vende tra le altre cose anche appunto questi profumi. Ma perché sono particolari? Allora, ve ne ho già parlato sul canale forse un paio di anni fa, e oltre che su Instagram. Sono dei profumi che hanno delle fragranze molto particolari, perché non è come mai un Chanel, un Dior, ma trovate il profumo alla neve, il profumo di montagna, il profumo di albero di Natale, il profumo di pino, il profumo di pigna colada, vabbè poi ci sono i profumi classici gourmet tipo cioccolata, vaniglia, però i profumi più particolari, i profumi di libreria, cioè trovate dei profumi veramente
strani che io starei là praticamente a provare ad usarli tutti. Costa, se non sbaglio, 20 euro a boccetta, anche abbastanza grande. Vi lascio anche questo caso, come vi dicevo, in descrizione il link. Anche in questo caso vorrei andare in un negozio a provarli praticamente tutti. Poi, penultima cosa, anche questa ve l'ho citata nel video no, nei video, nelle Instagram Stories come proposta dell'idea regalo, anche se non costava pochissimo perché su Amazon costava, se non sbaglio, 34 euro, adesso è sold out, e sono delle pantofole riscaldabili. Però non sono le classiche pantofole che ci sono per esempio tante volte su Privalia, che è un'unica grande pantofola, metti dentro i due piedi, tengono caldo ed è fatta a stile nonno. No, queste sono fatte a biscotto, sono kawaii e sono bellissime, sono fatte a biscotto. Anche queste ce l'ho nella wishlist da tempo immemore, poi essendo comunque acquisti in più, non mi sono mai avventurata a fare l'acquisto, però quanto belle sono. Quanto belle sono queste pantofole fatte a biscotto, ditemi, ditemi. Poi, ultima, il desiderio impossibile è un gioco da tavolo. Un gioco da tavolo che ho scoperto grazie ad un video di Federica Frezza del canale Prismatic 310, e lei lo ha descritto, e come lo ha descritto ho detto, oh mio Dio, deve essere mio questo gioco. Ed è praticamente un gioco da tavolo, si chiama Il Sesto Senso, dove praticamente un giocatore interpreta il fantasma, gli altri giocatori interpretano praticamente dei sensitivi che devono scoprire che cosa è successo a questo fantasma e praticamente riportare la pace all'interno di questa villa. Non so bene se sia un gioco di carte, se abbia un tabellone, come sia strutturato, perché anche su Amazon non si vede. Vorrei informarmi un pochino meglio, costa sulle 40 euro se non ricordo male, però tra i giochi da tavolo, quando me ne ha parlato, mi ha colpito veramente tantissimo. Ci sono diversi giochi molto carini che vorrei prendermi, anche il Monopoly di Nightmare Before Christmas o il Monopoly di Harry Potter. O il Monopoly di Harry Potter. Comunque questo qui mi sarà molto molto particolare, volevo parlarvene perché è veramente un gioco particolare, non mi viene un sinonimo, e quando ne ha parlato Federica l'ho messo immediatamente nella mia wishlist di Amazon, proprio così, immediatamente. Praticamente durante il periodo di Natale la mia wishlist si è allungata in maniera spropositata. Bene ragazzi, questo è tutto anche per questo video, spero vi sia piaciuta l'idea di, insomma, parlarvi così di, sì, desideri, ma sono cose talmente strane, improponibili che non è la classica wishlist in cui vi dico mi piacerebbe prendermi quel rossetto, mi piacerebbe prendermi quello smalto. Sono cose un pochino più particolari, un pochino più ricercate, che io di solito inserirei nel desiderio del mese, nei miei preferiti, e che questa volta ho raccolto, in questi mesi ho raccolto queste idee e appunto ve le ho mostrate in un unico video. Spero di riuscire magari con il tempo a riproporvelo appunto a distanza di tempo, se mai ce ne sarà occasione, se invece non raccolgo tante idee, vi piazzo direttamente il desiderio del mese come al solito nel video dei preferiti. Vi farò, se riesco, con l'anno nuovo, quindi quando poi è finito anche Natale, torno a girare di sopra, un video sulle pagine Instagram, perché io seguo delle pagine che hanno dei negozi, a volte reali, a volte sono artigiani. Cioè ragazze che fanno cose, ma che sono veramente particolari e veramente belle. E mi piacerebbe veramente parlarvene e mostrarvele. Quindi magari quell'anno nuovo, se riesco, alcuni sono italiani, alcuni sono anche stranieri in realtà. Se riesco quell'anno nuovo vi faccio questo video in cui vi parlo di queste pagine, perché vi giuro, ci sono delle cose che sono la fine del mondo. Ci sono delle borse fatte con le immagini di una vecchia libreria, per esempio. No, vi farò vedere, perché sennò questo video dura delle ore e ho già parlato abbastanza. Bene ragazzi, questo è tutto anche per questo video, ed è anche l'ultimo video che girerò prima di Natale, quindi ne approfitto anche per farvi tanti tanti auguri di buon Natale, buone feste. Vi auguro di poter passare un Natale sereno con le persone che amate, mangiate un sacco perché non vi lascerete ingrassare da sola, è vero? Perché io sto già mettendo da parte buone scorte di cibo, quindi buone abbuffate, buon Natale, buone feste. Ah, io ho messo anche il trucco natalizio oggi, non so se l'avete visto. Ho messo il rossetto che è alter ego di Nabla, che è stupendo. Io di solito non uso mai colori così accesi, perché non so, temo sempre di essere eccessiva. Però sotto Natale ho detto possiamo usare un pochino di più, e alter ego è bellissimo, stupendo, lo adoro. E sugli occhi invece non si vede una mazza, perché ovviamente io non ho una telecamera adatta per far vedere i trucchi, perché non ho la reflex, ho una telecamera che non ha manco il bilanciamento del bianco e non ho neanche una luce adeguata, però il trucco degli occhi invece è fatto con la Natural Love di Too Faced. Non me ne fregherà niente, ma chiudo adesso il video. Ragazzi,
buon Natale, buone feste, noi ci vediamo al prossimo video, spero di mettere almeno 3 video durante le vacanze di Natale. Ragazzi, buone feste, buon Natale, un bacione!